Noi, i Sahrawi, abbiamo la nostra documentazione, che è della Repubblica Sahrawi, passaporto, DNI. Per viaggiare in Europa, molti paesi non riconoscono la Repubblica, quindi il paese che ci ospita, che è l'Algeria, ci dà questo documento di viaggio per entrare nel territorio ovviamente europeo. Speriamo che il prossimo anno si facciano dei passi in avanti quando tornerete qui in Irpinia. Il nostro grande desiderio è che il prossimo anno noi e voi possiamo fare la vacanza nel nostro paese. Il Sahrawi, una repubblica autonoma, non riconosciuta da tutti gli stati, è un popolo che per la metà si è rifugiato nella vicina Algeria. L'arrivo di un piccolo gruppo di bambini in Irpinia, accompagnati dai due rappresentanti in Italia della Repubblica Araba del Sahrawi Democratica ed accolti da oltre 20 anni dall'Associazione Vita di Ariano Irpino, dà l'occasione per rilanciare un messaggio di pace per questo popolo che dal 1975 rivendica l'autodeterminazione. Nella sala del Museo Civico del Tricolle, tavola rotonda promossa dal Rotary Avellino S e dall'Associazione Vita proprio per raccontare la storia dei piccoli ambasciatori di pace. E questo è un programma che il Polisario porta avanti da più di 30 anni. Tutti i mesi di luglio e agosto, che sono i mesi più caldi nei campi dei rifugiati nel sud dell'Algeria, dove la temperatura arriva a 50 gradi, vanno in colonne di vacanza in Europa. Una gran parte va in Spagna, poi in Francia e in altri paesi, ma qui in Italia arrivano da 350 a 450 bambini provenienti. Per che cosa e perché facciamo questo? È quello che noi facciamo, perché non siamo un movimento terrorista, non siamo dei fondamentalisti. Quello che cerchiamo è educare questi bambini. È vero, per noi è importante che ricevano una dieta alimentare migliore di quella che hanno nei campi, e accertamenti medici in struttura migliore di quelle che sono nei campi dei rifugiati, ma per noi è importante farli conoscere il mare, la montagna, altre culture, altre religioni che devono conoscere, ma soprattutto devono rispettare, perché domani saranno loro per noi il futuro, ovviamente i quadri del nostro paese.